Da stamattina anche a Piacenza partono i tamponi da coronavirus direttamente in auto. Sul retro di Piacenza Expo due gazebo, uno per l'accettazione e l'altro per eseguire il tampone nasale faringeo. 120 persone stamattina e poi 170 nei prossimi giorni della settimana. Come funziona il servizio? È un servizio temporaneo attivato ai fini dell'abbattimento di quella che è la lista d'attesa. Il servizio si aggiunge ai 5 ambulatori aziendali appunto già attivi per l'esecuzione del tampone. Questo servizio è rivolto unicamente ai cittadini che sono in stato di isolamento domiciliare disposto dalle autorità competenti. Come sono stati isolati a livello domiciliare? Possono essere stati isolati per la presenza di sintomi riconducibili alla malattia diffusiva Covid-19 oppure a seguito di una positività del tampone. Per ottenere appunto lo stato di libertà, come può accedere il cittadino a questo servizio? Accede con un documento rilasciato dal medico di medicina generale che ne attesta la guarigione. Il cittadino telefona al numero 800-651-941, quindi al CUP, prenota appunto il tampone. In un primo momento a Piacenza non erano stati dichiarati necessari i tamponi in auto, cosa è cambiato? Abbiamo una lista d'attesa piuttosto lunga che andava oltre 3 maggio. Abbiamo ricontattato alcuni degli utenti in attesa e li abbiamo anticipati alla giornata odierna e in tutti i giorni della settimana. Da quando attende di effettuare il tampone? Da circa 7-8 giorni, dalla settimana scorsa. Ha chiamato l'USL se ero disponibile a venire oggi. Io ero disponibilissimo, sono venuto anche volontario perché io l'ho passato con... Penso di averla passata con dei sintomi molto lievi. Circa 15 giorni. Primi sintomi, com'è andata? Ma i primi sintomi, mal di gola, mal di orecchie, febbre, poi male alle ossa, dappertutto mal di testa. L'attività cosiddetta dei drive-thru è stata resa possibile anche grazie alla disponibilità di Piacenza Expo. La fiera, questa struttura, come ho sempre detto, a disposizione di tutta la comunità e specialmente in questo momento.